Sta meglio di qui, nel centro della città tentacolare. Siamo nel cuore di Nuova York. Alle 11:30 di sera non so del rumore. A quest'ora in campagna i grilli e le ranocchie fanno un baccano insopportabile. E le zanzare ti mangiano vivo. Non tutti possono permettersi il lusso di una casa aerea. Naturale. Ciò che è bello non è da tutti, altrimenti non sarebbe più bello. Bene, allora cosa facciamo? Accettate una cena da me? Mi sembra che non ci sia tempo per cenare e tornare a casa prima di mezzanotte. Potremmo cenare qui. La cosa non era prevista, non ci sarà che roba fritta in scatola. Improvviseremo un pezzino. Vieni, Evelyn. Le cose meno preparate sono sempre quelle che riescono meglio. Ciao. C'è nessuno? Ah, sei vivo? Sì, padrone. Portale in cucina. Buonanotte a tutti, amici e nemici. Buonanotte. Io ho detto buonanotte a tutti. E rispondete solo voi. Buonanotte! Che si deve fare delle bottiglie che avete portate? Bene! Cosa vuoi che ci faccia delle bottiglie? Mettetele in ghiaccio e servite appena il liquido sarà volevo dire refrigerato, ma... Io prima di venire su ho pensato. Ecco già la seconda o la terza volta che bevo a spese di quell'ipocrita di G. E questa sera lo faccio bere a spese mie. E così siamo fatti. Quanto è stupido. E quanto è volgare. Ecco, ecco perché non sono salito subito. Per fortuna il caffè dell'Unione è sempre aperto e a me $100 in più o $100 in meno non mi tingono e non mi tangono. Però com'è gentile e squisito l'amico Frank, eh? Come sa velare il suo pensiero con delicatezza, sfumatura. Gli voglio dedicare un asterisco nel mio giornale. Evelyn! Evelyn, dove sei? Che volete là, Evelyn? Evelyn! Siete? Cos'è successo? Frank! Con voi sul terrazzo quando Milstone è caduto. Io non ero sul terrazzo, ma nella mia camera. E sono arrivato con tutti gli altri quando Frank era già caduto. Da quanto ho potuto capire, seguendo le prime indagini che ha fatto il sergente, sembra che Milstone abbia inseguito Evelyn sul terrazzo, uscendo da questa stanza. Però mi sembra assurdo che Evelyn, così minuta, abbia avuto la forza di buttarlo giù. Dov'era la sorella di Evelyn? Oh, non lo so. Non sapevo nemmeno che fosse in casa. Non l'avete vista entrare? No. Che cosa l'avete detto quando l'avete veduta? No, niente. Strano. Scusate, perché? Ma, vedendo la sorella di una donna che ci interessa, entrata in casa all'improvviso, le avrei detto, non so nemmeno io, ma qualche cosa, certamente. Non ci ho pensato. Che tipo è questa donna? Non saprei. Non la conoscete? No. Va bene. Non mi occorre altro per ora. Posso andare nella mia camera? Dove volete? È strano che non conosca la sorella. Mo. Chiamatemi Evelyn. Ditemi come si è svolto il fatto. Milstone mi dava noia ed io per evitarlo sono fuggita sul terrazzo. Lui mi ha seguita, era ubriaco, barcollava, ha urtato contro il parapetto ed è caduto giù. Voi l'avete visto cadere? Sì. E voi mi dicevate che nessuno aveva fatto una dichiarazione precisa. A me la signorina ha dichiarato di non aver veduto nulla. Come si spiega questa contraddizione? Prima non ricordavo, ora sì. È giusto. L'emozione spesso confonde. Proprio così, signore. Non c'è nessun indizio. Né sul corpo di Milstone si può sperare di trovarne. Spintone non lasciano tracce. E poi da quest'altezza. No, deve essere un massacro. Non c'è niente da fare. Mi dispiace. Anche a me. Al massimo si possono tenere 2 giorni sotto chiave nella speranza che qualcuno confessi. Poi interverranno gli avvocati e saremo costretti a rilasciarli. Eh già, gli avvocati, la stampa, la pressione di qualche uomo politico influente. Questo è il nostro paese. Telefonate per l'autofurgone. 48 ore di carcere non gliele voglio risparmiare. No, 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 grazie, telefonate. Curioso, poco fa quando ho telefonato, questo non c'era. Questo che? Questo. È il suo posto nel mortaio. Thank you.
Castello è stato lavato. È ancora lievissimamente umido. E anche sulla cenere c'è una lieve traccia di umidità. Che ci avessi sputato dentro? Diciamo che ci aveste pianto, è più grazioso. Ecco l'indizio, certo, irrefutabile. L'hanno voluta fare troppo perfetta ed hanno esagerato. Che volete dire? Come siete entrata qui e quando? Circa un'ora fa. Prima o dopo che Milton cadesse? Non saprei, poco prima o poco dopo. Siete un prodigio di chiarezza. Come siete entrata? Per la porta. Ne avevo anch'io il vago sospetto. Ma come? Attraverso il buco della serratura? La porta era aperta. Chiamate il cinese. Ma io non capisco perché. Pronto, chi è? Il cameriere si chiamava Paride, soprannominato Parigi. Fino a 2 anni fa è stato al servizio del signor Jim Meyer Flynn. Ah, benissimo. Dove si trova adesso? Nel quartiere di Harlem. È consigliere municipale. Va bene, grazie. Chi è stato l'ultimo ad entrare qui? Il signor Milston. Avete richiuso la porta dell'ascensore? Sì, però dopo l'ho riaperta. Perché? Per fare uscire l'autista del signor Milston, che era salito portando una cassa di bottiglie. Dopo che l'autista è uscito, l'avete richiusa? Sì, signore. E più nessuno è uscito di qui? No. Cosicché da quando l'autista è uscito, la porta non è stata più aperta prima della disgrazia? No, signore. Va bene, andate. Vedete? Dunque, come siete entrati? L'ho detto, la porta era aperta. Non mi ero sbagliato prevedendo che avevate poco o nulla da dirmi. Quindi non vi farò altre interrogazioni. No, rimanete pure lì. Voi siete dunque Annie Meloni, impiegata al laboratorio di moda delle sorelle Kermode. Una settimana fate il turno dalle 8 del mattino alle 4 del pomeriggio. La settimana seguente fate quello dalle 4 del pomeriggio a mezzanotte. È vero? È vero, ma... Siete al laboratorio da 5 anni, da quando vostra sorella ne aveva 13. Siete fidanzata con quel giovanotto che ha rotto un vetro per raggiungervi qui. Ma prima, e precisamente 4 anni fa, siete stata... Che cosa avete? Nulla. Tremate come una foglia? Sarà freddo. Ho paura. Vi giuro. Non giurate, voi sapete già ciò che so e che vi dirò. 4 anni fa siete stata l'amante di Jim Meyer Flynn. Non tentate di negare. Ma che cosa volete da me? Di che mi si accusa? Io non ho fatto che una vita di sacrificio. Una vita intera. Ho sempre lavorato. Calmatevi, ho ancora molto da dirvi e da chiedervi. Jim si stancò presto di voi, come si stanca di tutte. Quando comprendeste che tutto era finito, aveste con lui un'ultima discussione, appassionata, violenta. Usciste di qui correndo, inseguite dal cameriere di Jim, che allora era un negro. Riusciste a salvarvi soltanto perché Jim non volle parlare. La polizia però ha scoperto l'arma con cui Jim fu ferito alla testa quel giorno. Eccola. Povera mamma mia. Questa sera non so come avete saputo che vostra sorella era qui. Lo ha telefonato lei stessa alla portinaia. Dal numero del telefono ho capito e sono corsa decisa a tutto. Ecco, siete salita con l'ascensore e avete aperto con una chiave antica che avevate sempre. Nell'oscurità avete scambiato Milston per Jim. Vi siete precipitata su... No, sul mortaio. Avete afferrato l'arma che già conoscevate. Vi siete slanciata sul terrazzo, avete colpito senza vedere. Milston, già ubriaco e malingambe, ha urtato contro il parapetto ed è caduto giù. No, no, non è vero. Come eravate quando Milston è caduto? Là, vicino alla bambola del telefono. C'era nessuno vicino a voi? Sì, la sorella della signorina Evelyn. Annie. Credo che si chiami Annie. Ma Annie, non si trovava fuori sul terrazzo vicinissima a Milston? Era dentro, vicinissima a me. Dietro di me, anzi, lì. Ne siete certi? Ma certissimo, ci siamo montati nell'oscurità. Lei veniva da quella parte. Dall'atrio. Già. Veniva dall'ascensore. Suppongo. Era entrata in quel momento. Appunto, chiamava sua sorella. Grazie. Non c'è di che. Potete andare, non mi occorre altro per ora. Sì? Ah, sì, io, ispettore. Sto cercando quegli altri nominativi. State attento, fra 5 minuti chiamate qui e dite a chi risponderà che avete un'urgentissima comunicazione per me. Benissimo, e cosa devo dire? No, nient'altro. Pronto? Sì, io, ispettore Pietro Stoll. Oh, buonasera, colonnello. Colonnello?
No, non ho rilasciato nessuna, fra poco le porterò per cellulare. Beh, naturalmente, e li terremo là finché non parleranno. Una fissazione. Come? C'è una novità? Quale novità? Eh? Frank Milston è ancora vivo. Ha battuto sulle tende dei negozi prima di arrivare a terra. Eh già, certo, questo deve aver attenuato la violenza del primo colpo. Se potessi interrogarlo, saprei chi l'ha colpito. Adesso telefono subito all'ospedale. Ah, mi state telefonando dall'ospedale? Benissimo. Potrei parlare col medico di guardia. Buonasera, dottore. Scusate, volevo domandarvi. Avete notato nulla di anormale sulla testa di Milston? Ah, tracce di un colpo inferto con un corpo contundente di forma rotonda, di circa 5 centimetri di diametro. Ah, c'è questa traccia. Ne ero sicuro. Grazie, dottore. Domani i giornali parleranno anche di voi. Buonasera. Non mi ero sbagliato. Milston è stato colpito con questo ed è caduto in seguito al colpo. Per fortuna può ancora parlare. Shanghai odiava Frank, che era stato molte volte brutale con lui. Vedendolo inseguirti, sapendo come mi sei cara, ha perduto la testa e ha colpito. Oddio mio. Ora si tratta di salvargli la pelle. Se lo scoprono, c'è la sedia elettrica per lui. Non è un americano, non gli concederanno nessun attenuante. Bisogna salvarlo. È per te che ha colpito. Ascoltami, Evelyn. Non abbiamo che pochi istanti. Ora io ti dirò una cosa che ti sembrerà enorme, paradossale. Ti chiederò di farmi un sacrificio che ti parrà sovrumano. Io darei la mia vita per te. E l'idea di esserti utile già mi conforta. Nero, certo. Ebbene, tu devi aver colpito Frank. Tu. Tutti possono testimoniare che lui ti inseguiva, ti minacciava. Io ti procurerò un avvocato principe. Pagherò i giornali perché ti difendono pubblicamente. Sarai assolta. Farai questo per me? Sì, farò qualunque cosa. La musica si sente lo stesso, però. Eppure la finestra è chiusa. Sembra che venga di là. È da qui che sei passato sul terrazzo. Sei stato tu assassino. Zitta! Aiuto! Ispettore! Aiuto! Scoperto che è stato lui a uccidere Frank. Nella camera di Jim c'è un passaggio segreto che porta al terrazzo. Jim si è visto perduto e si è tirato un colpo. E voi avete visto? Con i miei occhi, sono pronto a deporre. Va bene. Questi signori sono in libertà. Sarete chiamati tutti a deporre per l'inchiesta, ricordatevelo. Sì. Fate rientrare gli uomini con l'autofurgone, meno due che lascerete di guardia. Buonasera, signor Wingham. Buonasera, ispettore.